Dopo qualche settimana dal rilascio del Nokia Tablet, Skype ha presentato la versione per questo piccolo dispositivo portatile. Come si può vedere, le grafiche sono simili a quelle che abbiamo sul PC. Naturalmente siamo connessi in Wi-Fi, visto che questo dispositivo non ha alcuna sorta di telefono. Anche i suoni sono simili, se non uguali, a quelli che abbiamo da PC. Come potete vedere, ogni contatto ha la sua foto, la frase che ha scelto e c'è lo stato per ogni contatto. Dopodiché si trova la tastiera alfanumerica per Skype Out, infatti direttamente a questa schermata si può comprare del credito e si possono vedere i costi per le varie chiamate. La cronologia è completa sia di chat che di chiamate voce. Noi possiamo naturalmente modificare lo stato per comunicare agli utenti di non disturbarci oppure per simulare che siamo invisibili. Nei settings è possibile vedere il portafoglio, che tipo di connessione vogliamo, possibile modificare persino i suoni, ricevere le notifiche di quando va online una persona e i vari setting della privacy. Proviamo a chiamare un contatto. Stefano di solito è invisibile. Sta provando a chiamare, non è collegata nessuna cuffia. L'audio non è al massimo, ma è già molto udibile. Il microfono è integrato, quindi non avrei bisogno di auricolare. Vediamo se risponde. Stefano? Ciao Ciao, sono Stefano. io. Stefano, sto provando un nuovo servizio. Bene, Mi cosa si senti? tratta? Sì, ti sento bene. Anche noi. Ti ringrazio Stefano, ci sentiamo dopo. Ok, a dopo. Ciao. Ciao, ciao. Come potete vedere è possibile anche ammutolire la conversazione nel momento in cui si sta parlando una persona. Terminiamo la chiamata. E questo è tutto per le video preview di cellularemagazine.it.